Salve amico, bentornato con il nostro secondo appuntamento settimanale con il paranormale. I video di oggi sono davvero terrificanti, quindi lascia subito mi piace al video, mettiti comodo ed iniziamo. Un uomo una notte ha deciso di addentrarsi nel cimitero di Evergreen in Arkansas. Secondo una leggenda, lì nel 1800, una donna perse suo figlio nel bosco attorno al cimitero. Si aggirò in cerca del bambino per giorni, senza dormire, mangiare né bere, ed in seguito venne ritrovata senza vita nello stesso cimitero. Il suo corpo venne seppellito nel punto in cui era stata ritrovata, e la storia vuole che oggi il suo spirito vaghi ancora per quel cimitero in cerca del figlio. Dopo aver sentito alcuni pianti e strani versi, un uomo decide di utilizzare il suo drone per perlustrare la zona, così da fare più velocemente. Mentre il drone sorvola il cimitero, una strana figura si vede inginocchiata vicino a una delle lapidi, e mentre il drone si libra nella zona, la figura velocemente scivola via, scomparendo nell'oscurità. L'uomo non sa cosa potrebbe aver ripreso in questo video, ma alcuni sono convinti si trattasse della donna che morì cercando il figlio. I baby monitor riprendono di continuo cose molto strane. Sono nati con lo scopo di tenere d'occhio i bambini innocenti, ma hanno in realtà una grande probabilità di riprendere qualcosa di paranormale. O almeno, questo è ciò che è accaduto alla donna nel prossimo video. Oh, Ethan. Almost like, let me check if I can get your face. Say hello, Liz. What the f***? Lisa! Who's behind you? Hey? Swear to God, there's no one. Is there actually anyone behind you? Seriously? I swear to God. Mentre stanno installando la telecamera del baby monitor, qualcosa sembra essere in agguato sullo sfondo. Quello che pare un volto scuro e minaccioso si affaccia dietro la parete del bagno per un istante. Quando però la persona che manteneva il dispositivo dall'altra parte sale al piano di sopra, non trova nessuno lì dentro. Quindi, chi o cosa potrebbe essere stata quella cosa? David e Dave, del canale Science and Signals, sono due amici ai quali piace esplorare luoghi spaventosi. Sfortunatamente, in alcune delle loro innumerevoli esplorazioni, si sono ritrovati in situazioni davvero inquietanti, e a quanto pare lo stesso accade anche in uno dei loro ultimi video. Ain't nobody supposed to be out here? Oh, sh**. That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like, he didn't, like, he stopped. Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in. I can't hardly see. Don't zoom in. It ain't gonna help. What the f***? No one's supposed to be out here. What the f*** was that dude doing? What do you mean he turned the headset off? There's no light. Like, I saw him walk into the woods right around there, and then the light that was on his f***ing head is gone. It's not there. Dude, he could be up in that right there right now. I can't see s***. I'm not rolling down this window. I don't see any light.
what the f*** did we just walk in on? What was he holding? What are you doing? I don't know. What are you doing? I don't want to just sit here. Well, why can't we just go? We can't turn around any f***ing way. Damn it. The road's too narrow. I can't back up and do this. You can't? You got a reverse camera? We have to go forward. We have to go forward. What the f***, dude? David. There's just a huge cliff. There's just a huge cliff right here. I don't know what you want me to do. Are you f***ing serious, bro? What the hell is that? What did he have? Was it right here? Where? I don't know. I can't tell. No, it was at this patch. It was at this patch. No, look up in there. Did we go past it? No, it was right in here. Up in there. Oh, there's f***ing light. Is that him laying on the ground? No, he f***ing threw the light on the ground. What the f*** are you doing? The content play. What the f*** are you talking about? The content play. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherf***er. Okay, come on. Maybe I should go get the light. Go get the light? Dude, I can't be moving around. You know this. You go out there and then some... We're just gonna leave and just pretend like this didn't happen? Oh, it happened, and we have no business being a part of it. Let's go. This is some dumb shit. This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! Go! Fuck! Dude! I'm about to have a heart attack. Mentre si avventurano per una strada buia, a piena notte, si imbattono in qualcuno inagguato nell'oscurità. Questa persona si allontana, sparendo nel bosco, lasciando David e Dave davvero spaventati. Dopo aver fermato la macchina per appagare la sua curiosità, David rientra e sta per accendere l'auto e partire quando una mano colpisce violentemente il finestrino. Spunta proprio dall'oscurità, quindi quella mano probabilmente apparteneva alla persona che avevano visto in precedenza. Terrorizzati, David e Dave partono a tutta velocità, allontanandosi da qualunque cosa si nascondesse nel bosco. Una donna di nome Tammy racconta di essere seguita da una presenza oscura fin da quando era una ragazzina. Non importava dove andasse o in quale casa vivesse, quell'entità riusciva sempre a trovarla. Spesso rendeva nota la sua presenza spostando le cose in giro per casa. Di recente Tammy ha notato però qualcosa di strano. Her head is turned all the way to the side. Yesterday it was like straight on, not turned at all. But this has happened a couple times, and I keep fixing it. It's either turned to one side or the other. I'm gonna try to see if I have any video from yesterday that shows her head facing the right direction, but that's freaking creepy. I want to put a camera on her, but I don't really know where I could put the camera for it to be facing her, so I gotta figure that out today, but yeah, lovely. Dopo essersi resa conto che una delle sue bambole sembrava essersi mossa, Tammy decide di installare delle telecamere nella sua stanza e appena qualche giorno dopo riprendono questo. Prima il passeggino si muove, poi la bambola seduta al suo interno si alza mettendosi seduta, prima di ricadere all'indietro violentemente. Non si può negare che il movimento della bambola non sia evidente, ma allora cosa sta muovendo la bambola in casa di Tammy? Si tratta realmente di una presenza oscura. Tu cosa credi? Una ragazza di nome Mackenzie si trovava a casa di alcuni suoi amici in Florida per passare un pomeriggio assieme,
stavano facendo un barbecue quando improvvisamente notano qualcosa di strano in casa della vicina dall'altro lato della strada. There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. That I house. Didn't know they could be that visible nah. Though. This shit can't be real. That's what I was saying. Si può vedere un'ombra inquietante che si muove ad una velocità sovraumana dentro la casa della vicina, passando più volte davanti alla porta d'ingresso, spaventando tutti i presenti, incluso i cani. Mackenzie dice che quella casa apparteneva ad un'anziana che viveva lì da sola, lontana dai suoi figli. Così, preoccupata per la sua incolumità, l'amica chiama subito la donna, la quale risponde dicendogli che non sa di cosa stia parlando, poiché in quel momento non si trovava in casa. Quindi, secondo te, chi o cosa potrebbe essere quell'ombra? Fammi sapere cosa ne pensi con un commento. Sfortunatamente, le informazioni riguardo il prossimo video sono davvero poche. Sappiamo solo che è stato registrato da un gruppo di ragazzi in un edificio abbandonato, da qualche parte in Kazakistan. Quello che però sono riusciti a registrare è davvero bizzarro. Может быть, это игра цвета. Сейчас может просто все решится. Давай, убирай. Нихуя нет. Смотри, еще раз надо. Убирай теперь. Ничего нету. Астафрло. Бля, вот ты, вы, конечно, нашли в плане. Бля, куда хуй сделать? Смотри, 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 Si può vedere una strana figura oscura alla finestra di una casa al secondo piano. La cosa però che rende il video spaventoso è che quell'ombra si riesce a vedere solo quando spengono la luce della torcia. Alla fine, quando entrano nell'edificio per controllare, non trovano nessuno. I ragazzi, pur essendo scettici, scappano via ridacchiando, a metà tra lo stupiti ed impauriti, poiché non riescono a spiegarsi ciò che hanno appena visto. Tu invece, cosa credi possa essere questo? Ti ho già parlato nel video di ieri di Nate e Kelly, i proprietari di uno dei musei più infestati al mondo, il Museo delle Ombre, che si trova ad Omaha, in Nebraska, e che contiene più di 3.000 oggetti presuntamente infestati. Una delle quali è una bambola, davvero spaventosa, con un passato molto bizzarro. La bambola in questione si chiama Aida, e la storia racconta che una famiglia si trasferì in una vecchia casa e lì incontrò Aida, nella soffitta. Dato che non gli piaceva, decisero di buttarla nella spazzatura. 2 anni dopo però la mamma della famiglia salì nuovamente in soffitta, e lì trovò Aida, nello stesso punto in cui l'avevano trovata la prima volta. Così infastidita la donna, pensando ad uno scherzo, prese nuovamente la bambola, la chiuse questa volta in un sacco della spazzatura e la buttò nuovamente via. Solo 2 ore più tardi, affacciandosi alla finestra, la donna vide la bambola a terra sul marciapiede davanti casa, quasi come se stesse tornando indietro. Così decisero di chiamare il museo per allontanarla definitivamente. Oggi Aida viene tenuta in una teca di vetro per impedire che possa scappare. Ma negli ultimi anni più volte la bambola è stata vista mentre tentava di uscire di lì. E questi sono solo alcuni dei video che hanno registrato. Thank you.
In più occasioni Aida è stata vista muoversi da sola, ma se ciò non bastasse, ha alcuni amici che hanno comportamenti molto simili a lei. Ciò che probabilmente non immagini è che le bambole non sono l'unica cosa che si muove da sola in quel museo. A volte, quando cala il sole, quella zona sembra aver vita propria. Però le cose strane accadono anche in pieno giorno. Così, dopo 5 anni di filmati e numerose testimonianze dal vivo, sembra proprio che il museo sia realmente infestato. E a te piacerebbe visitarlo? Ne avresti il coraggio? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e, se te li sei persi, di recuperare i video usciti in settimana. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video.